Gambash, allora, un'Atalanta soddisfatta o meno di questo punto? No, guarda, c'è un po' di rammarico perché comunque magari il primo tempo non è che abbiamo giocato benissimo, però ci siamo difesi alla grande, è normale che qua non è mica facile. Poi secondo tempo penso che abbiamo fatto una reazione alla grande, una da grande squadra. Magari potevamo evitare quel gol, però beh, ci sono anche gli avversari e schiavi, mi sa che ha pescato il jolly oggi. Ecco, sulle gol di schiavi c'è qualche recriminazione, si poteva fare qualcosa di più prima dell'Eurogol comunque di questo calciatore? No, secondo me non si poteva fare niente perché è stato bravo, ha fatto grande numero su non mi ricordo chi, però noi non c'entravamo niente, alla fine è stato bravo a fare la palla che consigli quasi qua ci stava arrivando, però alla fine è stato bravo lui. Dopo tanto tempo tornavi titolare, come andava? Direi abbastanza bene, a livello atletico mi sentivo bene, quelle altre cose certo che magari dovevamo inserirmi un po' meglio perché non è mica facile giocare ogni tanto, quindi sono soddisfatto e penso che è stata una cosa positiva oggi. Peccato aver preso quel gol subito dopo la rete del vantaggio di Tirigo, forse se Atalanta avesse retto ancora qualche minuto sarebbe stato più facile portare a casa il successo. È un peccato sì, perché alla fine lo spettatore eravamo tutti un po' incazzati perché prendere un gol subito così dopo il nostro vantaggio certo che fa male, però alla fine ho detto guarda, dico, a questo punto ce lo ritroveremo alla fine e bisogna pensare positivi. Tre squadre in sesta pari che stanno facendo il vuoto, il Varese però tiene viva la speranza dei playoff. Vabbè, come si sapeva dall'inizio della stagione che comunque noi Siena non ci aspettavamo, però che eravamo lì in testa. Certo che adesso il Varese sta bene, la prossima partita ce l'abbiamo noi, quindi bisogna da lunedì bisogna pensare subito alla grande e bisogna preparare al meglio questa partita che secondo me potrebbe essere molto importante. Ci sono tante voci di mercato su Bascia, Chievo, Cagliari, Torino, qual è il tuo futuro? Ma sono solo voci, alla fine io ho dichiarato in settimana che volevo rimanere a Bergamo, poi ho detto se magari la società mi vuol vendere è un altro discorso, però io sono felice qua, sto bene qua e non ho nessun motivo per andare via. Perché oggi te la sei cavata bene, al di là dell'aspetto fisico, del fatto appunto che si entra e si esce non è mai facile quando manca tutto il campo. Direi benino, si può sempre far meglio. Certo che magari con più continuità posso fare ancora di più, però posso essere soddisfatto a livello atletico soprattutto. La partita ideale per rientrare subito dentro, picchiavano come Fabbri lì in mezzo. Non ho capito. Picchiavano tantissimo lì in mezzo, subito i primi minuti sono stati molto tosti loro. Certo, sono stati tosti perché comunque loro non hanno uno in più al centrocampo, loro secondo me, cioè all'inizio abbiamo sofferto perché c'era Botta, era un po' da solo, poi al secondo tempo abbiamo aggiustato sta cosa, cioè, nel senso che il nostro attaccante non ci ha dato una mano a bloccare il Botta e penso che abbiamo fatto un grande secondo tempo soprattutto. Dopo l'1-0 bastava tenere forse qualche minuto in più per portare a casa i tre punti. Sì, infatti dicevo prima che c'è un po' di rammarico perché dovevamo tenere, non potevamo, cioè dovevamo evitare sto gol. Però alla fine, cioè, quel ragazzo Schiavi ha pescato il gioco, alla fine non si poteva fare perché ci stanno anche gli avversari contro di noi, quindi alla fine portiamo sto punto a casa che possiamo ritrovarlo più tardi.